La prima uscita dell'Arezzo Calcio, che effettua la preparazione atletica proprio a Chianciano, e ha di fronte il classico sparring partner delle amichevoli agostane, anche se in questo caso si parla del 18 di luglio, con la selezione valdichiana chiamata appunto a testare per la primissima volta gli uomini di Claudio Bellucci, nuovo allenatore dell'Arezzo. Ferrario alza la testa, ecco Iebli, cerca da questa parte Luciani, che va a cercare il movimento di Durzi, palla dentro e c'è l'autogol di Borneo al sesto minuto di gioco, che porta in vantaggio l'Arezzo. Palla dentro e Borneo che mette il pallone però nella porta sbagliata. Davide Moscardelli naturalmente abbastanza visibile anche in campo con questa barba che diciamo lo rende abbastanza originale un po' nel panorama del calcio addirittura italiano, viene spesso e volentieri citato anche dai... Tanto attenzione al tiro da lontano, che bello! Bel sinistro che stavolta non lascia scampo a Garbinesi. E l'Arezzo quindi che si porta sul 2-0 quando siamo giunti al minuto numero 11 nel corso del primo tempo. Riparte l'Arezzo, attenzione a Di Nardo, il tiro e la palla che va dentro. E beh, questa era decisamente molto molto semplice. Palla che gli è rimbalzata con il contagiri. Intanto abbiamo il 4-0 dopo la ribattuta del portiere Garbinesi. Ora noi naturalmente seguiamo la partita, seguiamo anche un po' tutto in generale. Palla se spiove il colpo di testa, intanto arriva Lili, guarda che salvataggio che ha fatto Borneo, e poi il colpo di testa di Moscardelli che mette il sigillo sul 5-0. Però Borneo ha fatto un bel lavoro. Numero da Cirque de Soleil, praticamente. L'ha levata la linea di porta, però sulla ribattuta. Minuto numero 40 nel corso del primo tempo. Arezzo 5, dilettanti 0. Il colpo di testa. Guarda che cosa non ha fatto questo. Bravo Moscardelli. Questo è stato un bel numero. Grande. Diciamo che. Diciamo che Tommaso Tiezzi l'ha bucata clamorosamente, nel senso che ha avuto l'elevazione di un animale domestico, però poi la palla è rimasta lì e lui chiaramente ha fatto una bellissimo numero, Moscardelli, con questa rovesciata. Secondo gli esperti era più bravo di lui. Bravo Cutolo! Palla in... E qua attenzione, ha dormito. Peccato, si prende un gol con Di Nardo che all'ultimo, praticamente all'ultimo tuffo. Un quarto d'ora. Approfitta. 10 minuti, quanto manca? No, ne mancano due. Dormito un po' sul pallone, ovviamente Di Nardo non ha perdonato. Quindi siamo 8-0. L'Arezzo ha vinto 8-0, noi abbiamo tenuto, siamo contentissimi di aver vinto i nostri ragazzi, ma insomma abbiamo visto anche bei numeri da parte dell'Arezzo, non poteva essere altrimenti.